Street Transportation Company, su un tram trainato da un cavallo, intona dei canti e ci introduce in uno dei pochi luoghi al mondo adatti ai sognatori di tutte le età, Disney World Orlando. Topolino e i suoi amici danzano per noi davanti al castello più famoso del mondo, mentre Buzz Lightyear chiede il nostro aiuto per una missione spaziale e Dumbo con le sue orecchie ci permette di sorvolare il parco di Magic Kingdom, tutto sotto gli occhi vigili delle diverse statue di Walt Disney, che lavorò al progetto Florida ma non vide mai l'inaugurazione del parco perché morì nel 1966 e l'apertura fu il 1 ottobre 1971, a 5 anni dalla sua morte. Oggi Magic Kingdom è in assoluto il parco a tema più visitato al mondo, con oltre 20 milioni di visitatori all'anno. Al suo interno giostre di ogni tipo diventano fonte di adrenalina e i principali personaggi che hanno fatto la storia della Disney sono protagonisti assoluti. Un treno ci consente di visitare le principali aree del parco: Main Street, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland e Tomorrowland. Lo spettacolo finale, Happily Ever After, è da togliere il fiato ed è proprio il caso di dirlo, e vissero tutti felici e contenti. Stefano Scibilia, Italy News, Orlando.